Allora, voglio parlarvi di questo libro che poi è l'Italia della P2, appunto, edito da Mondadori, e voglio anche dirvi la data quando è stato pubblicato, naturalmente introduzione di Carlo Rognoni. E parliamo di un'edizione del settembre del 1981, quindi tutto quello che poi trovate su YouTube oggi, cioè, era già scritto su questo libro, solo che poi tutto viene un po' oscurato. In ogni caso, io mi limito a leggere e ogni tanto vi mostro qualche foto, naturalmente, così presa da Google. Un'altra Italia sotterranea, segreta, minacciosa e magari un po' ridicola. Questa è l'Italia della P2. Al centro Licio Gelli, massoni, sui generis con licenza di intrallazzo, con un debole per tutti i fascismi, affarista e soprattutto grande ricattatore. Un po' burattino, un po' burattinaio. È il grande ragno che in pochi anni ha tessuto in proprio o per conto di chi un lungo filo velenoso e costruito una rete di potere occulto che avvolge cittadini eccellenti a capo di servizi segreti, ufficiali arrivati ai vertici militari, membri della magistratura, rappresentanti del mondo finanziario e di quello dell'informazione, uomini di tutti quei partiti che negli ultimi 30 anni sono stati al governo. Obiettivo dichiarato la lotta al comunismo, magari per la costruzione di una seconda repubblica presidenziale, punto interrogativo, dove imperi la legge e l'ordine. Obiettivo reale, dar vita a una catena mu di mutua assistenza per darsi una mano l'un l'altro a far carriera, per accrescere il proprio potere e il proprio patrimonio personale, con il risultato di inquinare pesantemente questa democrazia. Ce n'è quanto basta per un thriller d'azione, sembra la trama di uno di quei romanzi dove ogni pagina riserva una sorpresa e di cui sono riconosciuti maestri autori come Frederick Forsyth e Ken Follett. Il merito di aver smascherato il grande ragno e di aver portato all'attenzione della pubblica opinione i suoi sporchi giochi va tutto a tre magistrati milanesi, Gherardo Colombo, Giuliano Turone e Guido Viola. Indagando sul falso rapimento di quell'altro grande maestro dell'imbroglio e del ricatto, che è stato Michele Sindona, sono arrivati il 17 marzo 1981, prima nella casa Villa Vanda di Arezzo, poi nell'ufficio Laggiò Lady Castelfibocchi di Gelli, e hanno messo le mani su una valigia di documenti da cui è uscito di tutto, un elenco di 962 affiliati al di sopra di ogni sospetto alla loggia massonica Propaganda 2, una serie di documenti dei servizi segreti su alcuni dei più ignobili affari di questa nostra Repubblica. Fotocopie originali di altri documenti che provano esportazione clandestina di capitale, operazioni finanziarie illecite, ricatti. Un materiale così compromettente da far subito aprire una catena di inchieste giudiziarie, mandare all'aria un governo, quello di Arnaldo Forlani, far scattare il più grosso rimescolamento dei vertici delle forze armate che mai ci sia stato in un paese democratico, mettere in serie difficoltà interi vertici di partiti e costringere a vita privata funzionari dello Stato apparentemente irreprensibili. E pensare che il grosso delle carte gialle se l'è portato in America Latina e oggi è nelle casseforti della polizia dell'Uruguay. Ma come è potuto accadere tutto questo? Nomi esplicitamente nessuno ne ha fatti. Soltanto segretario socialista Bettino Craxi, con quella ruvida franchezza che è uno dei suoi connotati caratteriali, ha azzardato trasparenti indicazioni in un articolo pubblicato sull'Avanti. Dunque, stiamo usando un presente, vorrei ricordarvi perché sono tanti anni fa è stato scritto questo libro, nel 1981. Quindi sull'Avanti, col titolo Belfagor e Belzebù. Craxi sostiene che sicuramente c'è un qualcuno dietro Gelli e fa capire, a chi ha occhi per leggere e orecchie per ascoltare, che questo qualcuno è Giulio Andreotti. Il nome dell'ex presidente del Consiglio, anche se non è mai fatto in quell'articolo, si legge in filigrana con estrema facilità. Prove? Nessuna. Indizi?
pochi e assai labili. Quello che è certo è che per anni Andreotti da un lato, Moro dall'altra, furono i punti obbligati di riferimento non solo del potere ufficiale, ma anche dei poteri occulti. Per anni i due clan si combatterono sordamente ma duramente al coperto degli occhi del pubblico. Poi, scomparso Moro, è stato Bettino Craxi a diventare in sua vece il punto di riferimento di quella parte dei poteri occulti che non si riconosce in Andreotti. Personalmente non ho il gusto della dietrologia e talvolta trovo francamente fastidiose certe ricostruzioni fantastiche di molte vicende italiane, sicché mi parrebbe assurdo e comunque non sostenibile con argomenti probanti la tesi avanzata da Craxi di un sodalizio occulto tra Gelli, Belfagor e un Belzebù, di cui è facile riconoscere le concrete sembianze, ma un governo occulto e poteri occulti ci sono stati e ci sono in questo paese. E ci sono stati e ci sono alcuni personaggi che partecipano contemporaneamente al potere ufficiale e a quello segreto. Ecco un'altra ragione che farebbe ritenere auspicabile, almeno a me, un grosso e profondo ricambio della classe dirigente italiana. Ecco, ma vediamo un attimo chi era Gelli. La prima volta fece carte false era il 1936, lui non aveva l'età per andare volontario con le camicie nere in Spagna, aveva solo 17 anni, una gran smania di far carriera. Cambiò la data della sua nascita, 21 aprile 1919, e si fece passare per maggiorenne. Partì col fratello più grande, Raffaele, a scuola gli era andata male. Dopo una licenza elementare stiracchiata era stato cacciato da tutte le scuole del regno, in prima ragioneria, per aver dato un calcio al preside. Se n'era fatto un vanto tra i fascisti perché andava ripetendo quel calcio lo aveva tirato per difendere Benito Mussolini dalle insinuazioni di un professore bigio, come si diceva allora, di chi non si era schierato col regime. A Pistoia, in quegli anni, per un nome come lui, figlio di un mugnaio, Ettore, e di una casalinga, Maria Gori, che avevano altri tre figli, di cui due femmine, l'unica possibilità per sfondare era crearsi una fama di eroe fascista. Per questo Gelli si arruolò nel 735 battaglione delle camicie nere nell'estate del 1939, quando tornò a Pistoia da solo. Il fratello era morto a Malaga, trovò ad accoglierlo la città intera col federale Carlo Righi in testa. Lo portarono in trionfo in piazza del Duomo, gli fecero fare il discorso di circostanza sul palco e in segno di riconoscimento gli offrirono quello che aspettava, un posto ben retribuito nella federazione del fascio, in mezzo ai gerarchi e a chi contava. Nel suo ufficetto al terzo piano di un austero palazzone rinascimentale in via Sant'Andrea, nel centro di Pistoia, Gelli, lavorando giorno e notte, accumulò incarichi e potere. Con la sola licenza elementare diventò l'organizzatore del GUF, che raccoglieva gli universitari fascisti, e si mise a coordinare la redazione del Ferruccio, settimanale ufficiale del fascio pistoiese. Cominciò a far pubblicare appuntate le sue accesissime cronache legionarie e della sollevazione antibolscevica in Spagna, dedicata al fratello morto e a Mussolini. Chi gliele avesse scritte è uno dei primi misteri nella vita di Gelli. Nessun fascista in quegli anni a Pistoia era disposto a credere che l'autore fosse proprio lui. Il dubbio però alimentò soltanto i pettegolezzi di una piccola città di provincia. Le intitolò Fuoco, 246 pagine, 12 lire per 30 anni, e poi tentato invano di far sparire questo libro, offrendo anche denaro al responsabile della biblioteca pubblica di Pistoia, dove è rimasta l'unica copia ancora in circolazione. Infatti lui non si curò di quelle voci e un anno dopo pubblicò appunto questo volume, Le sue memorie di eroe fascista. Non avere però un titolo di studio decente li bruciava dentro. Così il 2 giugno del 1940, in divisa fascista con l'Italia ormai sull'orlo della guerra, si presentò baldanzoso da privatista all'Istituto Tecnico per Ragionieri. Fu una catastrofe. L'orbace e la camicia nera non servirono a niente in quella scuola che conservava ancora una vecchia tradizione antifascista, soprattutto per merito di un insegnante, il professor Barbi. Gelli fu bocciato, 4 in storia, geografia e perfino cultura fascista, costretto a ritiro in matematica e francese, 2 in scienze e 3 in 2 in latino scritto e orale. Se la cavò solo in italiano con un 6 striminzito, in educazione fisica con 7. Da questo momento non esistono più tracce di tentativi scolastici in Italia del non più giovanissimo Gelli. Si tappò di nuovo in federazione, cambiò stanza, dal terzo piano scese al secondo, quello dei capi. Quasi una mania che non ha mai abbandonato, infatti, il suo ufficio cominciò a trasformarsi in un archivio di schede, fascicoli con gli appunti sulle abitudini e le debolezze dei suoi camerati e dei loro amici.
Archiviava perfino i biglietti del teatro e gli inviti alle feste nelle ville dei più ricchi. Il suo potere così aumentò e un ex federale di Pistoia, Alsona, non ebbe dubbi quando nel 42 fu mandato come prefetto a Cattaro, nel Montenegro, dovette scegliersi l'uomo giusto per quella missione che sembrava più un'avventura. Si portò appunto dietro Licino, come lo chiamava con affetto. Cattaro era un piccolo porto che custodiva un grande segreto: 60 tonnellate di lingotti d'oro, 2.000 kg di monete antiche, 6 milioni di dollari, 2 sterline e quasi 1.000 cassette di sicurezza ricolme di gioielli. Era il tesoro della Banca Nazionale di Jugoslavia. Gli davano la caccia agli agenti speciali inglesi, gli uomini della resistenza jugoslava, gli informatori dei tedeschi. Lo difendevano gli ufficiali del SIM, il servizio segreto italiano, che poco più di un anno prima lo avevano trafugato dai forzieri sotterranei di Belgrado, facendo credere agli alleati tedeschi e alle spie nemiche che a rubarlo fosse stato il re Pietro prima di fuggire. Lo avevano caricato su 57 camion e portato proprio a Cattaro per imbarcarlo e trasferirlo a Roma. Nella trappola però non erano cadute le spie del SOI inglese Special Operation Executive, nonostante gli articoli in prima pagina del Corriere della Sera, che convalidavano le voci diffuse degli italiani. Per precauzione avevano bloccato tutte le uscite del porto. Così, per un anno prima di essere trasportato in Italia per via terra, il tesoro di Jugoslavia rimase nascosto a Cattaro. Fu in questo clima di intrighi e colpi di mano che Gelli approdò nel Montenegro. Di quel che fece a Cattaro, del suo lavoro, capo dei fascisti di quel porto, e degli incontri che ebbe, non ha mai voluto parlarne con nessuno. Sui lingotti di Re Pietro non si è lasciato sfuggire mai una confidenza, neppure quando nel 47, al momento della restituzione del tesoro al maresciallo Josip Broz Tito, si scoprì che erano scomparse quasi 20 tonnellate d'oro e almeno 1 milione di sterline, di cui nessuno ha più saputo niente. La delicatissima missione di Cattaro trasformò Gelli dal rozzo ardito emerso un abile intrigante che ai panni dell'eroe preferiva quelli di subdolo manovratore. Se ne accorsero subito a Pistoia, quando 2 giorni dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 entrò in città alla testa di un battaglione di tedeschi. Era snello, scattante, mescolava italiano e parole in tedesco, era sicuro di sé, uno dei pochi nella confusione di quei giorni. Sui veri rapporti tra Gelli e la Resistenza c'è polemica ancora oggi. Da un lato, per anni l'ex legionario di Spagna ha sbandierato arrestati, attestati e documenti firmati dal Comitato di Liberazione Nazionale di Pistoia, nei quali i capi partigiani, come il comunista Italo Carobbi, zio del suo mancato attentatore, detto il vescovo, gli riconoscevano ufficialmente di aver collaborato con le formazioni antifasciste e soprattutto con il gruppo libertario guidato da Silvano Fedi. Gli attribuivano anche il merito di aver favorito la liberazione di 40 detenuti politici dal carcere di Pistoia, che era nelle ville Sbertoli, e di aver fornito di continuo informazioni importanti. E beh, continuo così a lungo. Arriviamo all'8 settembre del 1944. Pistoia, arrivò la prima pattuglia alleata, erano 10 sudafricani, eccetera, eccetera. E i nuovi protettori Gelli, a cercarseli fra quelli che in quegli anni convulsi aveva visto passare indenni attraverso tutte le tempeste i servizi segreti. Era l'inizio di un'intesa che non si sarebbe mai più incrinata, ma che anzi col passare del tempo avrebbe finito con coinvolgere tutti i vertici dello spionaggio italiano dal 1960 al 1981. Seguendo una tecnica già sperimentata con successo, Gelli, per stabilire nuovi contatti, sfruttò al massimo le amicizie e i rapporti di chi gli stava più vicino. Infatti, dopo la liberazione si rifugiò in Sardegna da una delle sorelle, Enza, sposata un ufficiale della Marina, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, queste alcune delle cose un po' qua e là prese da questo libro di Gelli, che dura parecchio, dura parecchie pagine la storia personale di Gelli in questo libro.
E arriviamo che Jerry non si lasciò scappare quell'occasione così ghiotta e vediamo qual è. Al generale Allavena, che prometteva vendette contro chi lo aveva silurato, propose l'iscrizione al suo raggruppamento. Era l'inizio del 1967. 8 anni dopo, nel 1975, a Massa Carrara, in un vertice di fratelli che cercavano di scandagliare il passato di Jerry per capire su cosa si basasse il suo potere, il Gran Maestro, aggiunto Giovanni Bricchi, dirigente della banca commerciale, rivelò che Allavena, entrando nella loggia segreta, aveva portato in dote alcuni tra i fascicoli più importanti del SIFAR. L'episodio è stato riferito anche alla magistratura da uno dei partecipanti alla riunione, il massone Francesco Sini Scalchi, ingegnere romano, principale avversario di Gelli dentro il Grande Oriente. Potentissimo in massoneria, nel mondo profano continuava a dipendere da un padrone. Una cosa seccante a 48 anni e col giro di conoscenze che si era fatto. Così quell'anno era il 1967. Gelli decise di dare un nuovo strappo alla sua arrampicata sociale. Una mattina si presentò da Poferi e gli lanciò un ultimatum: o mi fai tuo socio o me ne vado. I soldi per comprare una quota del pacchetto azionario della Permaflex ormai li aveva, ma Poferi la prese male. Sei riconoscente, ti ho già dato tutto quel che potevo. E Gelli lo piantò deciso a vendicarsi. Si scelse soci ancora più famosi. I fratelli Mario e Giovanni Lebole di Arezzo, con i loro abiti confezionati, vestivano Mezza Italia. Per far concorrenza diretta alla Permaflex, convinse i nuovi partner a creare con lui e con un quarto socio, Pietro Scricciolo, un uomo di affari ben introdotto. Ben introdotto, senza molta fantasia, battezzò la nuova industria dormire, la sua quota era del 25%, eccetera, eccetera. Queste erano un po' alcune curiosità di appunto quando Gelli stava per salire sempre di più fino poi arrivare appunto al 1981. Gelli, la loggia P2, l'aveva costruita pezzo per pezzo, fratello per fratello, tagliata sulla misura delle sue più pericolose inclinazioni. Affascinato dall'idea del golpe, che nei primi anni 60 considerava un passaggio obbligato per la Repubblica presidenziale, cominciò a circondarsi di militari. Loro lo avevano presentato in massoneria, loro dovevano costituire il nerbo della loggia. Li avrebbe voluti tutti come il suo grande amico, il generale Giovanni Allavena, uomo di destra, come ex capo dei servizi in grado di portare in dote alla loggia i segreti più intimi dell'Italia, che contava, saldamente ammanigliato ai politici e agli industriali, seguito da molti nelle forze armate. Fra i primi ad accorrere all'obbedienza di Gelli, tre veterani del mancato golpe del 1964, i generali dei carabinieri Franco Picchiotti, Luigi Bittoni, Romolo Dalla Chiesa, fratello maggiore di Carlo Alberto, detto La Volpe, altro aspirante a piduisti, anche se molti anni dopo. Nel luglio di quell'anno, capo dello Stato Antonio Segni, comandante dei carabinieri Giovanni De Lorenzo, i tre erano stati grandi protagonisti della cospirazione eversiva, i teorici senza il cui aiuto il progetto di pronunciamento autoritario non avrebbe potuto essere messo a punto. Picchiotti, capo di stato maggiore dell'arma e braccio destro di Lorenzo, era stato il grande tessitore della complicità dei vertici militari. Bittoni e Dalla Chiesa, i pazienti estensori del piano Solo, il miraggio della presa del potere da parte dei carabinieri contro tutto e contro tutti, nei loro uffici trasformati in centrale della congiura. L'Italia era stata divisa in zone, Roma e le altre principali città in settori. Era stata pianificata la presa di possesso dei principali uffici pubblici, freddamente studiati, e l'arresto e la deportazione di centinaia e centinaia di persone che davano fastidio. In pochi anni i militari della P2 rappresentarono un vero esercito, tanto che nel 1969 Licio Gelli poteva vantarsi di avere alla sua corte 400 alti ufficiali iniziati sulla punta della spada al fine di preparare un governo di colonnelli sempre preferibile a un governo comunista. Era a tal punto nota della massoneria la sua predilezione per i militari che gli riconobbero il soprannome di Colonnello Gelli. Ma per fare un buon golpe i militari non bastano, occorre un altro ingrediente: la destra più scatenata. A quell'epoca, nella girandola di movimenti eversivi ultrafascisti, non c'era che da scegliere. Innanzitutto il fronte nazionale. Aveva un capo indiscusso, Junio Valerio Borghese, il comandante della famigerata X-Mas repubblichina, un mito per tutti i nostalgici,
un uomo pericoloso che a più di 25 anni dalla caduta del fascismo si sentiva ancora in prima linea in guerra aperta contro la Repubblica e la democrazia. Particolare che non guastava. Il fronte nazionale aveva anche molti mezzi e avvalli internazionali. Infine sapeva come procurarsi le armi. Pergelli, ex repubblichino, anche lui l'alleato ideale, l'intesa fra P2 e Fronte Nazionale si realizzò facilmente. Quando Remo Orlandini rivelò al capitano Antonio La Bruna gli stretti contatti fra il gruppo dei massoni e quello dei fascisti, oltre a quello di Gelli, aveva in mente due nomi soprattutto, Giuseppe Casero e Giuseppe Lovecchio. Altri grandi dell'aviazione, il primo addirittura sotto capo di Stato Maggiore, Casero e Lovecchio erano i dirigenti del Fronte Nazionale, golpisti e massoni. I loro nomi figurano nell'elenco degli affiliati alla loggia P2. In quel periodo, nel 1969, fu l'anno più tragico, un rosario di attentati e di morte. In aprile tritolo alla Fiera di Milano, in agosto bombe sui treni delle vacanze, a dicembre venerdì 12, 17 morti di Piazza Fontana e altre bombe a Milano e Roma. Tutto sul conto di Gelli, Borghese e delle Chiaie? Punto interrogativo. C'è chi proprio oggi, dopo la scoperta delle trame di Gelli, pensa di indagare in quella direzione. Un fatto comunque certo, dall'intreccio di fascisti, golpisti e massoni, germogliò una vera e propria centrale di provocazione dalla quale partirono anche iniziative del tutto nuove e originali, che dimostrano l'attenzione con la quale questi mestatori si applicavano ad allargare l'area della tensione e della violenza. D'Amato arrivò a inventare gli slogan più duri del maoismo, anti-PC, a farli comporre i manifesti, infine a farli stampare. E non basta, non potendo certo affidarli agli attacchini comunali né incaricare i suoi uomini di affliggere, pensò a delle chiaie. Bene, questo andiamo avanti perché è troppo lungo da spiegare, quindi potrei creare della confusione. Chi, non so se si trova ancora questo libro, L'Italia della P2, Scalfari da Sindona Gelli, Turano l'uomo del banco, Barberi e Pagani, insomma si parla un po' di tutto. Arnoldo Mondadori, editore, 1981 l'edizione.